Che tanti ex democristiani siano in questo momento al governo dimostra una sola cosa, e questa sì la rivendico con vero orgoglio, e cioè che una formazione culturale e politica di governo in Italia, quale quella che è venuta dalla Democrazia Cristiana, non ha avuto francamente pari né nella prima né nella seconda Repubblica. Io penso che gli autogol fatti dal PD da dicembre in poi siano fortissimi, ma non ne faccio neanche una critica al segretario Bersani, che peraltro con grande generosità, umiltà e realismo risulta oggi l'unica vera vittima di questa situazione, perché alla fine il resto del partito ne sta beneficiando in qualche modo, chi al governo, chi negli incarichi di commissione, chi farà il segretario del partito. L'altro ieri sono stati eletti presidenti di commissione, sono stati eletti male, molti nomi sbagliati. Io ho votato per disciplina di partito, ma nella riunione del gruppo ho espresso tutto il mio dissenso, peraltro anche perché avevo qualche speranzella, come dire. Ma infatti io credo che uno degli errori che noi abbiamo fatto è quello. Era la coalizione con Absit in iura verbis, ma io avrei spinto. Bisognava provare a tenere tutti insieme, sia Scelta Civica che SEL. Ma dovendo scegliere tra i due io avrei scelto Scelta Civica. I fatti mi danno ragione anche dal punto di vista numerico, che noi perdiamo le elezioni anche perché da SEL l'apporto che viene alla coalizione è bassissimo, arriva a un 3%, dopo essere stato così fortemente critico nei confronti di 5 Stelle poi alzo le mani e devo dire ammiro tantissimo l'operazione politica che hanno fatto, di un'intelligenza scientifica quant'altre mai. Non dimentico che gli unici due che sono riusciti a fare un partito dal niente in Italia sono Berlusconi e Grillo, questo significa anche un po' che si somigliano. Anche Monti però. Ma non un partito dal 25%, però. Io sono nella Commissione Lavori Pubblici e Telecomunicazioni. Ahimè, non ho valutato all'epoca che avremmo fatto il governo insieme al PDL e che quindi avrei avuto come concorrenti per la presidenza il PDL. Leva ambizioni di presidenza. Io volevo fare il presidente, lo dico senza. Non si fa mai, no? Una sconfitta politica la si tiene celata, invece no, io avevo l'ambizione di fare il presidente, ero stato a lungo per 5 anni vicepresidente, avevo le carte in regola, ci contavo, peraltro una delusione recente dell'altro ieri, quindi ne parlo anche a caldo. Lei comunque come vede la situazione politica lucana in vista delle prossime elezioni? La vedo intanto con tristezza rispetto alle vicende che sono successe, perché abbiamo sempre pensato di poter essere un modello politico noi lucani, anche fuori. Questa ultima questione cancella questa piccola presunzione che pure abbiamo avuto. Io riterei sbagliatissimo inseguire le sigle e le siglette come abbiamo fatto in questi anni, favorendo anche fenomeni di trasformismo totali, per cui ci troviamo assessori oggi, persone che sono candidate contro nel 2010 e viceversa. Non si è mai capito se far parte della maggioranza dell'opposizione in regione sia una scelta opzionale, come dire, da fare a giorni alterni, a stagioni alterne, ad anni alterni. Non si può fare questo. E si apre la partita per la nuova presidenza, è noto che noi tutti riteniamo che la scelta migliore possibile sarebbe quella di Roberto Speranza presidente. È una scelta che unificherebbe, che consentirebbe al Presidente De Filippo di entrare in Parlamento e che darebbe l'idea di una volontà di rinnovare, che porrebbe ai vertici della Regione persone assolutamente di qualità. Ma bisogna anche avere rispetto per Roberto Speranza, per le sue scelte personali, per la sua vita personale, per la sua vita politica, per l'ascesa forte che sta facendo qui a Roma. Quindi bisogna aspettare che egli faccia le sue valutazioni senza pensare di poterlo costringere, facendo un appello come abbiamo fatto alla sua persona, ma senza che questo appello diventi, come dire, un ricatto, una minaccia. Quindi lei lancerebbe Speranza? Io lancerei Speranza. Caso in cui lui si defilasse? Nel caso in cui si defilasse, a mio parere ci sono varie personalità che possono essere in campo, tra gli ex consiglieri regionali, anche tra i parlamentari in campo. Qualcuno dice tra la società civile, secondo me lo fa strumentalmente in questo
momento, perché in un momento così duro è chiaro che dobbiamo ripiegarci noi. Lei è uno di questi parlamentari in campo? Per la prima volta ritengo che se fosse utile, se fosse necessario, se fosse ben accolto un mio impegno diretto, questa volta in regione, esperienza che non ho mai fatto, io questa volta non mi sottrarrei. Fino a poco tempo fa avrei immediatamente detto di no, non mi sottrarrei. Non è una mia aspirazione, sono contento del ruolo di parlamentare che svolgo, ma se lo si ritenesse utile, possibile ed efficace per i lucani, mi sentirei di dare il mio contributo. Come candidato alla presidenza? Anche come candidato alla presidenza. Ciao amici di Hyper Bros, come sapete il blog Hyper Bros cerca di descrivere la vita politica lucana e pensiamo che sia giunto il momento quindi di raccontare anche la vita dei parlamentari lucani qui a Roma. Siamo qui in piazza del Montecitorio, come potete vedere, e fra poco incontreremo i parlamentari lucani che hanno acconsentito ad incontrarci. Cioè, lei ormai vive a Roma da parecchi anni. Sì, sono qui dal 2006, quando sono stato eletto la prima volta, quindi farò 7 anni, anzi ho compiuto 7 anni da qualche giorno. E come si trova a Roma? Roma ovviamente è una città stupenda, il peso di viaggiare avanti e dietro esiste, ma a Roma si sta molto bene, a me piace molto la vita parlamentare, mi piaceva di più quella alla Camera onestamente, insomma sto apprezzando anche quella del Senato, per cui è un'attività che mi gratifica sia per l'attività parlamentare in sé e sia per il contesto generale in cui si svolge, che appunto questa bellissima città di Roma. In quale quartiere abita tu? Io abito vicino via Veneto, quindi in una zona molto centrale, alle spalle di piazza Barberini. E ho la fortuna quindi di potermi muovere sostanzialmente a piedi per arrivare alla Camera o al Senato, ora diciamo al Senato, visto che sono al Senato. E questa è una grande fortuna perché Roma è bella da vivere camminando, almeno fino a maggio, quando si arriva di questo periodo fa molto caldo e se non si avesse l'obbligo di uscire in giacca e cravatta si potrebbe camminare molto meglio. Invece altrimenti è faticoso con il caldo romano muoversi in giacca e cravatta, quindi qualche volta in questi casi utilizzo il taxi. La mattina presto vado almeno 2 volte a settimana a correre a Villa Borghese, è un altro momento molto bello di vita romana, quello è, come dire, tutto mio, mi comporta per svegliare un po' più presto, ma poi si affronta la giornata più volentieri. Che tipo di sistemazione ha trovato qui a Roma? Io il primo anno sono stato in albergo, in un albergo sempre vicino via Veneto, in via Emilia. Poi dopo un po' ho cercato una casetta piccola che potessi acquistare e l'ho acquistata facendo un mutuo, che ancora non ho finito di pagare e quindi in questo momento ho casa mia. Perché per la verità stavo anche cercando di vendere senza ancora riuscirci, perché il mercato immobiliare non è florido in questo momento per chi vuole vendere, è migliore per chi vuole comprarla. Vorrei vendere per comprarne una un po' più grande, ma insomma credo che sia un sogno destinato a rimanere tale. E lei ha detto che fa su e giù con la Basilicata. Sì. Quindi torna spesso in regione. Ogni fine settimana. Ogni fine settimana. Sì. Non è praticamente mai successo in 7 anni che, se non forse una sola volta, oppure quando è capitato di dover votare fino alla domenica, che il venerdì non tornassi giù, lo ritengo. Come mai? Perché lo ritengo decisivo per uno che voglia far politica nel nostro territorio. La presenza si fa a Roma per quanto riguarda la vita istituzionale, ma il contatto con le persone, le riunioni di partito, stare tra la gente, parlare con i lucani è assolutamente fondamentale, per cui
purtroppo ho sempre mantenuto un rapporto fortissimo. Questo vuol dire che fra qualche giorno lei è di nuovo a Potenza? Io parto domani mattina, questa volta casualmente, in genere partirei il venerdì pomeriggio, il giovedì pomeriggio sera, questa volta parto domani mattina perché questa sera ho un impegno politico a cena e quindi sono dovuto rimanere qui di pomeriggio. Siccome il video tratta dei parlamentari lucani, siete 13, anzi 14, 13 perché Mafattorini non lo è, però Emilio Colombo che è senatore a vita invece lo è. E quindi mi chiedevo, con gli altri 13, 12 parlamentari lucani qui a Roma, se le capitava di incontrarli, se aveva rapporti di amicizia oppure, non dico di inimicizia, ma insomma di ostilità con qualcuno. Nella scorsa legislatura, nelle due scorse legislature, quando ero alla Camera, c'era Antonio Lungo alla Camera ed era certamente la persona con cui chiacchieravo di più di politica, ma anche di fatti diversi dalla politica, e con lui è capitato anche di andare a cena qualche sera. Ora la vita tra Camera e Senato è molto separata. Al Senato ho ottimi rapporti con Bubbico, che è persona che stimo tantissimo, ma naturalmente la sua nomina recentissima fa sì che egli non stia in Senato. I colleghi della Camera con cui ho più assiduità, e cioè Speranza e Folino, alla fine li vedo poco, anzi diciamo non li vedo praticamente mai. Peraltro io preferisco nelle sere in cui sto qui, dopo aver svolto un'intera giornata di vita politica e parlamentare, trascorrere a cena con ambienti un po' esterni alla politica, perché altrimenti si finisce con parlare sempre delle stesse cose, quindi ho il mio circuito di amicizie invece, un po' esterni alla politica. I senatori degli altri partiti come Petrocelli, Barozzino o Latronico? Barozzino li ho conosciuti qui, ci salutiamo, Barozzino mi è stato presentato a volo dall'onorevole Antonio Placido, che invece è persona del suo stesso partito ma che conosco bene e che peraltro apprezzo molto. Con Petrocelli non ho mai avuto modo neanche di scambiare due parole, ci salutiamo così. Con Tito Di Maggio ci conoscevamo già, mentre un rapporto molto franco e aperto con Guido Viceconte, che pure conosco da tanto tempo, che ha una storia politica, certo poi in Forza Italia, ma la sua storia politica antecedente aveva a che fare con il mio stesso ceppo politico, che era quello della DC, così come nella scorsa legislatura il mio collega alla Camera era Vincenzo Taddei, che era la persona con la quale avevo un rapporto molto buono. Lei ha nominato la DC. In questa legislatura c'è qualcuno che l'ha richiamata perché il governo Letta sembrerebbe riesumare il partito che 20 anni fa poi si sciolse, di cui le faceva parte, dopo 20 anni fa. Quindi le chiedo se c'è un fondo di verità in questo o come si trova con questa forma inedita, possiamo dire, di governo. Io ho fatto parte della DC per pochissimo tempo. Perché era giovanissimo, ma ne ho fatto parte proprio da capo del movimento giovanile della DC, così si chiama, un'esperienza che per me rimane impagabile, forse tra quelle più belle che ho vissuto in politica. E naturalmente in quel periodo il mio maestro era Emilio Colombo, che ho ritrovato qui in Senato una serie di volte. Certo, in questo governo ci sono molti che hanno avuto appunto il battesimo della politica nel loro movimento giovanile DC, Letta, che è il più giovane di tutti, ma anche Alfano, Dario Franceschini. Basta pensare a queste tre persone e si capisce che una certa caratterizzazione culturale di questo governo c'è. E però nessuno di noi ha l'intenzione, l'ambizione, neanche la speranza o l'illusione di poter tornare indietro. Per tutti noi la scelta del Partito Democratico è una scelta irreversibile, speriamo che il partito sia migliore di quanto non sia stato fino adesso, soprattutto negli ultimi mesi, ma siamo nel PD. Che tanti ex democristiani siano in questo momento al governo dimostra una sola cosa, e questa sì la rivendico con vero orgoglio, e cioè che una formazione culturale e politica di governo in Italia, quale quella che è venuta dalla Democrazia Cristiana, non ha avuto francamente pari né nella prima né nella seconda Repubblica. Anzi, nella prima Repubblica il Partito Comunista formava quadri, e sembra paradossale dirlo, quadri da opposizione ma con mentalità da governo. Basti pensare a Napolitano, non a caso, che è la persona a cui tutti ci siamo rivolti.
ho la sensazione che larga parte invece di quadri, di partiti di governo, venuti poi fuori dalle ceneri del PC, non abbiano la stessa cultura di governo che avevano i loro padri, che invece erano abituati a fare l'opposizione. È un paradosso, ma dal mio punto di vista è proprio così. E forse sono le radici nella Democrazia Cristiana che per il PD hanno fatto sì che si sia cercato un accordo con il PDL, anche in questo modo perdendo SEL, perché per esempio l'elezione di Prodi non è avvenuta proprio perché avrebbe impedito poi un accordo con il PDL. Quindi sì, però non credo che sia stato questo in questo caso. Certo, non c'è dubbio che un'area politica meno come dire, conflittuale con il PDL si annidava nella parte ex popolare. Da dove viene lei? Da dove vengo io. Però l'operazione Prodi, famosi 101, è nata da una serie di ragioni a cui non è assolutamente estraneo invece un mondo ben radicato e organizzato della sinistra. Tipo da Lemo? Credo di sì, o almeno certamente non lui, ma insomma qualcuno di voi che aveva una cultura appunto di quel tipo. Certamente io credo che bisognava essere realistici. L'inseguimento a Grillo doveva durare molto di meno dal mio punto di vista. Vabbè, io forse penso che non doveva neanche iniziare, ma una volta iniziato bisognava essere realisti. E ripeto qui nient'altro che le parole di Giorgio Napolitano. Tre schieramenti in Parlamento, ognuno del 30% grosso modo. Se due di essi non si mettono d'accordo si va alle elezioni. Allora bisognava dire a tutti i cittadini, al terzo giorno, cari cittadini, abbiamo inseguito il Movimento 5 Stelle perché ritenevamo che un governo innovativo si potesse fare solo con il Governo 5 Stelle. Abbiamo visto che non è possibile perché la chiusura del Movimento 5 Stelle era nettissima. A questo punto noi riteniamo che ci sono due strade, o una collaborazione col PDL oppure andare alle elezioni. Non è stato detto questo, si è arrivati dopo due mesi a questo, ci si è arrivati deboli. Se avessimo guidato noi l'operazione o se avessimo scelto legittimamente le elezioni anticipate, era un'altra scelta legittima, avremmo sicuramente fatto meglio. Invece siamo arrivati debolissimi all'appuntamento del PDL, che ha avuto da questo un grande vantaggio, come si è visto anche nella distribuzione dei listi. Io penso che gli autogol fatti dal PD da dicembre in poi siano fortissimi, ma non ne faccio neanche una critica al segretario Bersani, che peraltro con grande generosità, umiltà e realismo risulta oggi l'unica vera vittima di questa situazione, perché alla fine il resto del partito ne sta beneficiando in qualche modo, chi al governo, chi negli incarichi di commissione, chi farà il segretario del partito, mentre rimane vittima degli errori complessivi del partito il solo segretario in questo momento. Perché diceva che lei non avrebbe neanche iniziato perché col Movimento 5 Stelle? Difficile governare con Grillo e le cose che stanno avvenendo me lo rendono ancora più chiaro. Vi faccio un esempio, l'altro ieri sono stati eletti presidenti di commissione, sono stati eletti male, molti nomi sbagliati. Io ho votato per disciplina di partito, ma nella riunione del gruppo ho espresso tutto il mio dissenso, peraltro anche perché avevo qualche speranzella, come dire, ma una volta che li si elegge, vedo che il Movimento 5 Stelle elegge proprio i vicepresidenti dappertutto e ieri Grillo si scaglia, lancia in resta contro tutti i presidenti, dandogli più o meno del mafioso, del volgare, dell'arricchito, dell'imbroglione, del rinviato a giudizio. Ora bisogna essere seri nella vita. Se tu hai eletto un vicepresidente sapendo che il presidente è quello, se lo ritieni una persona infame o infima o non degna, il vicepresidente si dimette. Non puoi essere vicepresidente di una persona che ritieni indegna, mi pare, proprio a rigor di logica. Ma loro ovviamente utilizzano questa strana etica per cui si incassa tutto quello che c'è da incassare e poi si critica tutto il resto. Ma è un esempio, ma ne posso fare tanti altri. Si può governare insieme a un partito che è contro l'alta velocità.
per me sarebbe difficile, e tantissimi altri esempi. Io ho la sensazione che il Movimento 5 Stelle non abbia appunto la cultura di governo, e però per esempio Sel sarebbe d'accordo contro l'alta velocità, per esempio. E infatti secondo però voi avete fatto la coalizione con il partito che... infatti io credo che uno degli errori che noi abbiamo fatto è quello, era la coalizione con Absit in Iura Verbis, ma io avrei spinto, bisognava provare a tenere tutti insieme sia Scelta Civica che Sel, ma dovendo scegliere tra i due io avrei scelto Scelta Civica. I fatti mi danno ragione anche dal punto di vista numerico, che noi perdiamo le elezioni anche perché da Sel l'apporto che viene alla coalizione è bassissimo, arriva a un 3%. E Sel ha detto che avete perso, non avete vinto le elezioni perché c'è sempre il fantasma di Monti dietro e uno pensava che votando PD votava Monti. I motivi politici sono tanti, ma certamente, per dirla in politichese, abbiamo fatto un'alleanza con Sel per essere coperti a sinistra. Vi siete scoperti a destra? Non c'è stata neanche la copertura a sinistra, perché poi voi siete andati a Grillo. Quindi Sella avrebbe dovuto in qualche modo far da freno, quello ha di fatto preso tutti i voti di Sella, anche i voti dell'Italia dei Valori, anche i voti di Ingroia, visto che brutta fine ha fatto la lista Ingroia. Da questo punto di vista tanto di cappello. Io poi, dopo essere stato così fortemente critico nei confronti di 5 Stelle, poi alzo le mani e devo dire ammiro tantissimo l'operazione politica che hanno fatto, di un'intelligenza scientifica quant'altre mai. Non dimentico che gli unici due che sono riusciti a fare un partito dal niente in Italia sono Berlusconi e Grillo. Questo significa anche un po' che si somigliano, anche Monti però, ma non un partito dal 25%. Però. Più su una sua riflessione personale rispetto alla scorsa legislatura, lei ha cambiato sia Camera perché è passato al Senato, sia poi sono cambiati i suoi colleghi in gran parte perché c'è stata una nuova votazione, quindi una nuova legislatura. Quindi la mia domanda è: quali le ha trovato come differenze fra Camera e Senato e fra vecchio Parlamento in generale e nuovi colleghi, insomma? Bellissima domanda. Tra Camera e Senato la differenza è molto forte, sono due rami del Parlamento che hanno proprio una differenza di funzionamento abbastanza evidente. Io mi trovavo benissimo alla Camera, ho vissuto l'andata al Senato, non ne faccio mistero, come un piccolo torto, ma insomma. Ma chi ha deciso che lei doveva essere al Senato e non alla Camera? Il risultato delle primarie faceva sì che si sceglieva in ordine di arrivo, io ero arrivato terzo e mi toccava il Senato. Poi per la verità l'esclusione di Luongo dalle liste avrebbe determinato che io stessi alla Camera, ma in quel momento... Però poi hanno messo la Fattorini capolista, no? Io non quello l'hanno deciso la cosa che è stata decisa. Niente, alla Camera stavo molto bene, avevo anche fatto carriera per così dire, mi sentivo di poter dare un grande apporto. E poi lì ci ho lasciato tantissimi amici di 7 anni di vita parlamentare. Al Senato inizio ad ambientarmi, è tutto molto più piccolo, molto più soffuso, molto meno urlato, molto meno gente, la struttura non lo so ancora giudicare, erano bravissimi i funzionari della Camera, soprattutto quelli delle commissioni, quelli di adesso delle commissioni li conosco da poco, quelli dell'Aula francamente non sono dal mio punto di vista meritevoli di encomio come un lucano che dirigeva i lavori dell'Aula, che si chiama Giacomo La Sorella, bravissimo peraltro mio compagno di scuola, di medie e di liceo. Ci sono però tanti vantaggi nel Senato, siamo la metà, il rapporto è più facile, più diretto, l'Aula non sembra un'arena ma un piccolo salotto dove si può parlare, c'è più attenzione tra di noi. Ahimè, io dico qualche volta sfottendo che ci sono più vecchi, io credo di essere tra i più giovani dei senatori, ma insomma alla Camera invece questa volta sono giovanissimi. Veniamo alla seconda domanda, molto interessante. È cambiato tutto, dopo la Seconda Repubblica, se non già nella Terza. Non esistono i partiti che io ero abituato a vedere come Italia dei Valori, l'UDC, la Lega ha pochissimi parlamentari, nella Camera l'anno scorso ne aveva tantissimi, nella scorsa legislatura. Ci sono questi tre blocchi, PD e PDL hanno più o meno la stessa consistenza media degli ultimi anni. Abbiamo questo nuovo soggetto politico che è Grillo, del quale ancora nella vita parlamentare non sono riuscito ad apprezzare né la competenza e neanche la linea,
che però mostra grande compattezza quando parlano di loro, applaudono tutti, sono molto silenziosi, ascoltano, certamente sono, da questo punto di vista si vede che sono un po' più neofiti, danno un'attenzione a tutti gli interventi maggiore di quella che danno quelli che magari dopo qualche anno in più di vita parlamentare sanno gli interventi che vanno seguiti e quelli che si può anche fare a meno di ascoltare fino in fondo. Ma dove ho visto una vera mutazione genetica è stata alla Camera, l'ho apprezzata solo nei giorni in cui abbiamo votato il Presidente della Repubblica e quindi in cui senatori e deputati hanno vissuto insieme. Beh, lì si vede un rinnovamento fortissimo rispetto alla mia esperienza, un rinnovamento generazionale incredibile, giovani anche del PD di età sotto i 30 anni, ce ne sono tantissimi, subito sopra i 30 ce ne sono tantissimi. La prima impressione di un gruppo che ancora deve farsi, una grande inesperienza, magari può essere anche questo un pregio, la voglia di fare della giovinezza, ma credo che Roberto Speranza, che è tra questi giovani, perché è un giovane di lunga esperienza, abbia da fare molto da capoluogo, perché reggere un gruppo di oltre 300 persone, quasi 350, di cui la metà è la prima esperienza, altri sono, come dire, vecchi volponi della politica, sarà molto arduo per Roberto, ma egli ha le capacità per farlo e lo farà sicuramente bene. Ma ho avuto questa sensazione forte di un mondo cambiato, ecco, non c'è dubbio che questa è forse la legislatura della storia che ha avuto più soglia di rinnovamento del vecchio gruppo parlamentare. E lei in quale commissione è? Io sono nella commissione lavori pubblici e telecomunicazioni. Ho dovuto scegliere, i miei 7 anni precedenti erano stati nella commissione ambiente e lavori pubblici. I due amori, come dire, culturali ma anche professionali della mia vita confluivano alla Camera nella stessa commissione. Al Senato invece le due commissioni sono separate, c'è quella dell'ambiente e c'è quella dei lavori pubblici unita alle comunicazioni. Ci ho pensato molto a lungo su quale delle due scegliere, perché è come dover scegliere tra due cose per le quali si ha una grande passione. Ho scelto lavori pubblici anche stimolato dall'idea di questo mondo nuovo delle comunicazioni. Ahimè, non ho valutato all'epoca che avremmo fatto il governo insieme al PDL e che quindi avrei avuto come concorrenti per la presidenza i PDLini. E non ho valutato che quella commissione fosse come si è letto nel giornale. Perché lei aveva ambizioni di presidenza. Io volevo fare il presidente, lo dico senza. Non si fa mai, no? Una sconfitta politica la si tiene celata, invece no, io avevo ambizioni di fare il presidente, ero stato a lungo per 5 anni vicepresidente, avevo le carte in regola, ci contavo, peraltro una televisione recente dell'altro ieri, quindi ne parlo anche a caldo. Invece c'è stata questa richiesta forte del PDL, noi non abbiamo resistito, facendo secondo me un gravissimo errore, perché è l'ennesimo okay dato al PDL, ma insomma in questo momento senza partito, con i gruppi allo sbando, le correnti che prendono quel che trovano, senza molto ordine, doveva andare così, è andata così. Mi è andata male. È recentissima le dimissioni di De Filippo, che ha nominato una nuova giunta temporanea in vista delle prossime elezioni il prossimo autunno. Il Partito Democratico aveva subito un po' un colpo dalle ultime elezioni nazionali, perché aveva comunque visto un forte crollo del proprio consenso elettorale, che era sceso di parecchi punti percentuali, però va detto che le elezioni regionali sono elezioni che rispondono a logiche magari diverse. Lei comunque come vede la situazione politica lucana in vista delle prossime elezioni? La vedo intanto con tristezza rispetto alle vicende che sono successe. Mi astengo dal dare giudizi, perché sono in gioco destini anche processuali di persone con molte delle quali ho rapporti di familiarità, di amicizia, di assiduità. E mi astengo anche perché non è mai bello, chi ne parla ne sa qualche cosa, commentare fatti che non si conoscono fino in fondo guardando le carte. Certo è però, sul profilo politico posso dire che tutta la vicenda fa grande tristezza, perché abbiamo sempre pensato di poter essere un modello politico noi lucani anche fuori. Questa ultima questione cancella questa piccola presunzione che pure abbiamo avuto. Secondo me la cancella.
il modello Basilicata, diciamo. È inutile girare indietro attorno alle cose. Così come è la prima volta nella storia della Basilicata che si va a elezioni anticipate alla regione, e anche questa è una cosa che non è da poco. Dopodiché, io come la vedo? Io penso che bisogna rispettare moltissimo la scelta del Presidente di Fiume, che ha la mia totale solidarietà, il mio totale appoggio, il mio totale assenso. Che bisogna dargli una mano tutti affinché i mesi nei quali egli comunque continuerà a svolgere l'azione di Presidente, sia pure per l'ordinaria amministrazione, siano mesi ben spesi per la Basilicata, nei quali quindi si affrontino tutti i problemi più urgenti sul tappeto senza avere timori e senza rallentamenti. Dopodiché si apre la partita per la nuova Presidenza. È noto che noi tutti riteniamo che la scelta migliore possibile sarebbe quella di Roberto Speranza Presidente. È una scelta che unificherebbe, che consentirebbe al Presidente De Filippo di entrare in Parlamento e che darebbe l'idea di una volontà di rinnovare, che porrebbe ai vertici della Regione persone assolutamente di qualità. Ma bisogna anche avere rispetto per Roberto Speranza, per le sue scelte personali, per la sua vita personale, per la sua vita politica, per l'ascesa forte che sta facendo qui a Roma. Quindi bisogna aspettare che egli faccia le sue valutazioni senza pensare di poterlo costringere, facendo un appello come abbiamo fatto alla sua persona, ma senza che questo appello diventi, come dire, un ricatto, una minaccia. Quindi lei lancerebbe Speranza. Caso in cui lui si defilasse? Nel caso in cui si defilasse, a mio parere ci sono varie personalità che possono essere in campo, tra gli ex consiglieri regionali, anche tra i parlamentari in campo. Qualcuno dice tra la società civile, secondo me lo fa strumentalmente in questo momento, perché in un momento così duro è chiaro che dobbiamo ripiegarci noi. Lei è uno di questi parlamentari io in campo? Per la prima volta ritengo che se fosse utile, se fosse necessario, se fosse ben accolto un mio impegno diretto questa volta in regione, esperienza che non ho mai fatto, io questa volta non mi sottrarrei. Fino a poco tempo fa avrei immediatamente detto di no, non mi sottrarrei. Non è una mia aspirazione, sono contento del ruolo di parlamentare che svolgo, ma se lo si ritenesse utile, possibile ed efficace per i lucani, mi sentirei di dare il mio contributo. Come candidato alla presidenza? Anche come candidato alla presidenza, sì. Chiacchierando con qualcuno del PD in Basilicata, era venuto fuori anche il suo nome in una chiacchiera informale, quindi non le dico chi me l'ha detto. Però facendo il suo nome come un esponente possibile per il ruolo di governatore, questa persona mi aveva detto che nutriva delle perplessità perché lei aveva un procedimento in corso per la TOTA e quindi dicevano che magari non poteva essere, io glielo sto dicendo come l'hanno riferito, sì. Che magari questa cosa poteva essere visto come un ostacolo, diciamo, a questa cosa, visto che probabilmente qualcuno nel suo stesso partito dirà la stessa cosa. Non c'è dubbio, potrebbe, non c'è dubbio. Se vuole può rispondere a questa cosa. Intanto così le faccio anche una piccola confidenza. Intanto ho visto che questo argomento è stato utilizzato, temo, da lucani anche in questa vicenda che riguardava la presidenza di commissione, e quindi diciamo posso anche immaginare chi è come, ma è evidente che se io non fossi, io sono stato già assolto in primo grado, come è noto, nel mese di giugno si svolgerà il processo di appello e pare finalmente siamo arrivati alla stretta finale. È evidente che qualora non fosse come sarebbe assurdo che non accadesse, confermata la sentenza di appello di primo grado, o qualora fosse ancora aperto il procedimento, non c'è dubbio che io non sarei spendibile. Alcuna difficoltà, non può essere candidata alla presidenza. Però se si riconferma la soluzione. Ma se si conferma la soluzione e le elezioni sono a ottobre e novembre, sono assolutamente spendibili, senza alcuna difficoltà. Se si ritiene che una persona assolta dal riesame, dal primo grado e speriamo dall'appello, sia una persona innocente, ovviamente sì. Così, senza dubbio, così. Ovviamente sì. Per quanto riguarda sempre le elezioni regionali, lei ritiene che quindi non ci saranno delle primarie per la presidenza? Io penso di sì, penso che se il candidato è Speranza non ci saranno le primarie.
saremmo tutti d'accordo su Speranza. Se il candidato fosse Maduro, escludere la maniera più assoluta di Filippo, non possiamo e non dobbiamo fare le primarie, perché il primo e il secondo sono candidati che per un motivo o per un altro io metto al di fuori e al di sopra della mischia. Sono persone sulle quali tutto il partito si deve unire senza se e senza ma. In qualsiasi altra situazione io credo che tutte le altre candidature di cui si parla sono tutte degne, legittime, ma sono tutte alla pari, e quando le candidature partono alla pari non c'è nessun altro strumento per scegliere che non sia quello democratico delle primarie. A livello regionale, visti i risultati delle politiche nazionali, è fiducioso, ritiene più difficile questa volta, diciamo la verità, le ultime elezioni il PD le ha vinte, diciamo, con un largo margine, ed era molto prevedibile una vittoria del PD, mai nessuno ha potuto pensare che il PDL vincesse la Basilicata così. Questa volta lei dice che ritiene che sia più difficile o è un po' come le altre volte? È assolutamente più difficile, e io ritengo che dovremmo fare un ragionamento tutto diverso da quello fatto adesso. Per intenderci, ripeto quel che ho detto in una riunione domenica, io riterei sbagliatissimo inseguire le sigle e le siglette come abbiamo fatto in questi anni, favorendo anche fenomeni di trasformismo totali, per cui ci troviamo assessori oggi, persone che sono candidate contro nel 2010 e viceversa. Non si è mai capito se far parte della maggioranza dell'opposizione in regione sia una scelta opzionale, come dire, da fare a giorni alterni, a stagioni alterne, ad anni alterni. Non si può fare questo, non si può salvare solo un ceto politico personale, si deve questa volta più delle altre volte parlare davvero alla società lucana, magari con liste civiche, liste del presidente che esprimano il meglio della società lucana, del mondo delle professioni, dell'università, dell'imprenditoria. Proverei a lavorare con una larga, un largo appoggio alla lista del PD, che dovrebbe con umiltà chiedere aiuto e contributo dei cittadini lucani. Non può essere una campagna elettorale politicista come le altre. Cioè il PD, facciamo gli accordi con gli altri partitini e vinciamo le elezioni. Chi pensa che questa sia la prossima campagna elettorale sbaglia di grosso. Deve essere tutt'altro, deve essere una grande campagna elettorale di popolo, di persone, di personalità, di capacità, di qualità, di professionalità. Io, toccasse a me, proporrei immediatamente durante la campagna elettorale il tipo di giunta che ci deve essere, se non addirittura le persone. Bisogna fare un'operazione ampia di respiro, bisogna mettere i giovani in campo, ce ne sono nel PD che valgono da utilizzare in tutti i modi. Se non si fa questo andiamo a rischio, perché io penso che il fenomeno grillismo non è finito, e penso anzi che in Basilicata, non essendosi ancora estrinsecato in tutta la sua forza, se non in alcune città, Matera e Potenza ad esempio, ha ancora grandi margini di risalita, e se fanno buone scelte, azzeccano il candidato giusto, io penso ci possa essere una competizione davvero a tre tra noi, il centrodestra e Grillo. E se il centrodestra, come parrebbe, ahimè, altra grave carenza del Partito Democratico, se il centrodestra stringe con la lista Monti, che noi stiamo facendo di tutto, compreso il voto di ieri in Commissione Giustizia, per regalare al centrodestra, e allora anche in Basilicata ci sarebbero Monti e PDL, e poi Monti, PD e poi 5 Stelle, insomma, ne vedremo delle belle. È cambiato parecchio negli ultimi anni. È cambiato tutto. Diciamo, ciascuno di noi avrebbe pensato alle elezioni regionali come una passeggiata, non è una passeggiata, sarà una bella competizione. Però magari per la democrazia è anche bene che il risultato sia incerto. Sì, assolutamente sì, io lo dico anche questo con franchezza, io non riterrei una tragedia, un dramma, né personale né politico, perdere le elezioni. Certo, sarebbe una gravissima e durissima sconfitta che dobbiamo far di tutto per evitare, ma se i lucani non ci vogliono più lo diranno, e se non ci vogliono più non ce la potremmo prendere con i lucani. Forse vi vogliono diversi. Una delle cose che insegnava Moro
agli altri, che poi ho sentito ripetere da De Mita, che mi ha sempre molto colpito, e che l'errore che il politico non deve mai fare è giudicare negativamente il proprio elettorato se non l'ha seguito. Se l'elettorato non ti vuole è colpa tua, mai dell'elettore. Mai dire, e mai mi sentirà dire, ma il 25% degli italiani vota ancora Berlusconi, significa che noi, o Grillo, non giudico assolutamente negativamente. Se tanta gente non vota PD, giudico negativamente il PD, non la gente che non ci vota. E se in Basilicata sarà così, ne prenderemo atto. Okay.